ce la faccio. Ci siamo? Sarà un'impresa, ma ce la faccio. E io ci sto. Buonasera, benvenuti, fa caldo, fa caldissimo, però è sempre piacere essere qui in piazzetta e dimostrare che continuiamo questa rassegna che è cominciata il primo di maggio e che continuerà fino a fine luglio. Ed è la dimostrazione più grande di affetto che noi di Io ci sto possiamo dare al pubblico, agli autori e agli editori. Io non mi pongo sul libro, ci sono Maria Rosaria e Francesca che insieme a Sergio ve ne parleranno. Vi ricordo solo che Io ci sto è anche un'associazione e che ormai lo ripeto quasi a ogni presentazione. L'associazione di Io ci sto deve essere un orgoglio personale, perché noi diamo tanto a questo quartiere, a questa città, e mi fermo alla città, ma comunque siamo un esempio unico in Italia di amore, di passione e di abnegazione da parte di tanti volontari che permettono anche manifestazioni come questa. Quindi il sostegno con l'associazione è una cosa che vi deve rendere orgogliosi e noi siamo contenti se voi vi associerete. Alla fine della presentazione i libri sono alla cassa come sempre. Grazie. Si sente? No, si sente benissimo. Non c'ho la voce da soprano. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Sergio De Santis, buonasera a Maria Rosaria Lanza e al pubblico che nonostante questo caldo atroce è qui a farci compagnia. Noi siamo contenti perché comunque abbiamo attraversato un anno difficile, Io ci sto c'è stata sempre con tantissimi eventi online, veramente abbiamo avuto una valanga di richieste, abbiamo cercato di esaudirle tutte, magari non sempre c'è possibile, quindi scusateci anche se non rispondiamo subito, se non riusciamo ad evadere ogni richiesta, però c'è tanta buona volontà, c'è tanta gente che lavora, non solo quelli che si vedono, ci sono anche quelli che non si vedono e quindi vi ringraziamo moltissimo di essere con noi. E come diceva Alberto, se volete sostenere una libreria indipendente fatta da gente come voi che si dedica esclusivamente per amore della cultura e della parola, potete associarvi, potete naturalmente comprare i libri qui e seguirci in tutte le nostre attività. Allora, io sono molto contenta di averti qui, Sergio, di presentare il tuo libro, che devo dire mi ha un po' riconciliata con i romanzi storici. Era un po' di tempo che non ne leggevo di belli e di interessanti. Il tuo è un romanzo sicuramente molto dettagliato, curato. Tu sei un autore che ha già scritto tanto, finalista al premio Strega nel 2006, hai vinto il premio Napoli, hai scritto romanzi, racconti, anche un saggio, e certamente il tuo background di storia e di filosofia si legge tutto, nel senso che è un romanzo curato in ogni particolare, però è un romanzo che si legge come un romanzo, e questo secondo me è un punto di forza, perché spesso il romanzo storico, a chi magari non è molto avvezzo a questo tipo di genere, spaventa un po', perché può sembrare un po' più difficile da affrontare. Cioè, alla fine noi quando leggiamo vogliamo godere della bellezza anche della storia, no? Non è che possiamo, altrimenti prendiamo un saggio, prendiamo un libro, studiamo ed è un approccio diverso. Io personalmente credo che riuscire a mettere insieme questi due piani sia una grande risorsa per noi lettori, che a un certo punto ci troviamo a farci trasportare dalla bellezza della storia. E detto questo, di che cosa parla Lo scrivano di Cesare? Chiaramente nel titolo c'è già molto, e Cesare questo schiavo di nome Aristocle, che dà i primi passaggi già all'inizio del libro
noi intuiamo che è un uomo particolare, perché il libro si apre con una descrizione del viaggio in nave e si intravede tutta la fatica di questi uomini che sudano, che affrontano la marea, che affrontano le difficoltà, la fame, ed è, devo dire, Sergio, una scena che stranamente mi ha riportato alla mente anche immagini che non c'entrano niente con l'antica Roma, con Cesare, però immagini di sofferenza attraverso dei viaggi. Ora, loro chiaramente sono mercenari, soldati, schiavi, tutti insieme, e quindi stanno comunque affrontando un viaggio per appoggiare tutte le campagne che farà Cesare e tutta la sua strategia militare. Quindi magari alcuni hanno una motivazione nel cuore, altri no, e negli altri ci sono appunto gli schiavi che mettono a servizio la loro forza, il loro impegno per portare le persone dove devono arrivare. E il nostro Aristocle da subito appare come un uomo con qualcosa di speciale. Perché dico questo? Perché Aristocle, pur essendo nato schiavo e avendo subito veramente dei soprusi violentissimi, è un uomo infatti sofferto che si porta dentro tante ombre, e però è molto, come dire, è perspicace, è come se lui cogliesse subito il mondo attorno e riuscisse subito ad adeguarsi nel migliore dei modi. Io non so se è sopravvivenza o anche qualcosa di più, perché lui usa un'intelligenza viva, un'intelligenza dell'esperienza, tant'è che riesce a capire una cosa che secondo me gli intelligenti fanno, cioè fa lo scemo quando gli serve fare lo scemo per tirarsi fuori dai guai, e quindi riesce a usare questa sua capacità anche con questi personaggi un po' spaventosi che stanno su questa nave. E allora subito ti piace questo Aristocle, subito tu hai la sensazione, leggendo, andando avanti, che è nato schiavo, però effettivamente è un uomo destinato ad una vita diversa, perché ha dentro di sé già delle risorse. Io della trama non vorrei dirvi molto altro, vi dirò soltanto che è narrato in prima persona, è Aristocle che parla, e Aristocle poi diventerà depositario di delle parole di Cesare, quindi avrà anche questa grande capacità di raccogliere la stima di un uomo come Cesare, e questo è importante. Allora, io la prima domanda che volevo farti è: qual è il nucleo, l'idea di partenza di questo romanzo, come è legato anche ai tuoi studi, ai tuoi interessi, ma se è nato prima magari il nucleo dell'idea di questo personaggio, dello schiavo, oppure scaturisce da qualcos'altro? Sì, si sente? Sì. No. Non si sente? Adesso si sente. Sì. Allora, grazie innanzitutto, hai fatto una presentazione molto molto importante. Usa il microfono di lei, dai. Era un secondo. Posso parlare così? Bravo, guarda, è meglio. Allora, se lo dici tu, sicuro non lo posso usare. No, si sente. Allora, senti. Ora si sente. Allora, non è un romanzo storico, come giustamente, è un romanzo di ambientazione storica, nel senso che c'è una vicenda che si svolge in un tempo che è quello di Roma, ai tempi di Cesare, appunto. I riferimenti storici ci sono e sono abbastanza precisi, nel senso che mi sono costati un grosso lavoro di ricerca, perché su un personaggio grande come Cesare è scritto tutto e il contrario di tutto, e per molte cose che lui ha detto o fatto ci sono almeno tre versioni, spesso contrastanti.
però per quanto io abbia insegnato a lungo storia e filosofia nei licei, ho dovuto studiare una decina di libri per avere una visione più chiara, perché è difficile, faccio degli esempi. Ciò che conosciamo tutti, il primo triumvirato, Cesare, Pompeo e Crasso, non si chiamava così, perché era un patto privato, è stato chiamato dopo così. Che ne so, cito Catone e Vicenza, sì, ma quello si chiama Vicenza perché si suscitava Utica, quindi qualcuno che parla di lui durante il libro non sa che quello si sarebbe suscitato. Ma ce ne sono centinaia di questi dettagli, centinaia. Allora a un certo punto forse mi sono fatto prendere da una mania un po' di iperpignoleria, ma insomma ho dovuto fare un grande lavoro per dare questa ambientazione però realistica, perché sinceramente l'effetto che avevano alcuni film degli anni 60 sulla Roma, cioè il legionario con l'orologio, non andava bene. Però non è un romanzo storico, nel senso che non cerca attraverso la storia di così, vabbè, tutti quanti conosciamo la definizione che dava Manzoni, no? Del romanzo storico, l'abbiamo studiato a scuola, il vero come soggetto, poi l'utile come scopo e l'interessante come mezzo. No, è un altro progetto, semplicemente mi interessava un discorso sul potere. Allora ho preso un uomo, Cesare, che aveva tanto potere e stava per guadagnare un potere ancora ulteriore, uno degli ultimi, cioè questo Aristo, che è un ex schiavo che si è riuscito a emancipare ed è diventato scrivano di Cesare durante la conquista della Gallia. Noi sappiamo un periodo un po' particolare perché Cesare lì si gioca tutto per tutto. E detta questo libro che il mondo conosce come il Debello Gallico, che doveva essere un ulteriore strumento di propaganda politica, che Cesare secondo me era innanzitutto un grande politico, poi era un grande condottiero ed era un uomo di cultura, ma sostanzialmente era un politico che voleva arrivare al potere assoluto perché convinto che ci volesse qualcuno che gestisse Roma, l'aiutasse a diventare veramente grande, e quel qualcuno era lui. Questa è la sua unica convinzione. Convinzione che ogni tanto qualche politico ancora, però lui già aveva capacità un po' particolare. Che fa? Lui dettava questo. Ieri, sono contento che ieri mi ha intervistato a TG3 Linea Notte, no? Il problema, no? A certo, ma non è presentato il suo libro, ma un giornalista che stava alla Repubblica ha chiesto: ah, ma allora lei ha scovato questo scrivano personaggio? No, lo sono inventato. Cioè, non è un saggio. Poteva avere quello che una volta si chiamava la struttura del libro saggio, del romanzo saggio, ma in realtà è un romanzo, solo che invece è ambientato nei giorni di oggi, è ambientato in quel periodo. Quindi Cesare dettava, c'era un po' di tempo questo del Bello Gallico, e però Aristocle nota che le cose che lui dice non sono proprio le stesse che lui vede. E così, che ne so, faccio un esempio, Cesare mentre era nelle Gallie voleva anche conquistare la Britannia, ci tentò due volte nel 55, nel 54 a.C., ma non ci riuscì. Però nel Debello Gallico lui scrive le cose in modo tale che pare che abbia conseguito una grande vittoria, tanto che a Roma ci furono pure dei 10 giorni di festeggiamento. In realtà non aveva ottenuto quasi nulla, se non qualche ostaggio, qualche promessa lì, ma lui non si fermava a questo, cioè lui era già un ottimo specialista di Repubblica e Relazioni. Cioè in questo libro lui presenta se stesso in una maniera eccezionale e lo scrivano Aristocle ha le sue perplessità. Insomma, il potere come lo gestiva Cesare? Lo gestiva anche con matrimoni di convenienza, da figlia in sposa a Pompeo che era più vecchio di lui, o da facendo alleanze con personaggi che magari non l'ha più chiaramente, o viceversa cambiano di schieramento, insomma come accade oggi tutto sommato. E quindi chi rappresenta Aristocle? Rappresenta colui che il potere non ce l'ha, cioè nel rapporto fra chi esercita il potere e chi in qualche modo lo subisce i ruoli sono chiari, Cesare e Aristocle. Chi esce vincitore alla fine non saprei dirlo, però insomma il libro è su questo, quindi certamente come diceva non è un romanzo storico, è un romanzo di ambientazione storica che gira intorno a un tema che è quello del potere sostanzialmente, che sono meccanismi abbastanza simili a quelli che trovi anche oggi, non molto dissimili. Sì, sì, è molto interessante questa cosa che tu hai detto, perché io avevo scelto un piccolissimo pezzettino da leggere dove si intravede proprio
lo sguardo anche un po' critico che ha Aristotele verso Cesare, cioè la capacità di questo schiavo è, lui ha un rapporto un po' ambivalente, possiamo dire, no? Con la, la personalità di Cesare, ne è affascinato da un lato, però è anche forse uno dei pochi capaci a vedere anche le ombre, le oscurità, i limiti, e questo lo mette chiaramente su un piano diverso e secondo me umanamente, perché alla fine poi è una storia di rapporti anche umani questa, certo, all'interno di questo quadro politico, ma umanamente è interessante vedere come in un certo senso proprio uno schiavo, Aristotele, riesca a completare la visione del personaggio di Cesare anche per noi, e questo lo hai reso in maniera affascinante. Leggo questo pezzettino che ha a che fare proprio con la politica. È Aristotele che parla. L'eterno gioco della politica, nel quale ognuno è fedele soltanto a se stesso, e nemmeno sempre. A volte uomini troppo ambiziosi, anche capaci, intelligenti e privi di scrupoli, spinti dalla superbia o dalla cupidigia, tradiscono i loro medesimi progetti, commettendo gravi errori che possono trascinarli alla rovina. A Cesare finora non è successo, non smarrisce mai la strada, se nei momenti difficili la sua mente è confusa, sa fare silenzio dentro di sé, dominando passioni e pensieri, per poi agire senza indugi o pentimenti. Credo che tutto ciò sia frutto non solo dell'esperienza e dello straordinario intelletto, ma di puro istinto da dominatore. Io questo brano l'ho trovato molto efficace nel farci capire anche chi è Cesare e la capacità di compenetrazione dello sguardo di Aristotele. Cioè, ha capito tutto qua. Sì. Quindi politica, potere, stratega e anche un chief control un po' eccezionale. Ma la differenza praticamente tra Cesare e il nuovo politico di cui conosciamo anche oggi è enorme su molti piani, ma quella sostanziale, come abbiamo assistito anche negli ultimi anni, all'ascesa rapida e anche al tracollo rapido di molti personaggi politici. Chi ha usato come arma, non lo so, il populismo, chi ha usato come arma la demagogia pura. In realtà, stranamente sembra essere un meccanismo che divora colui che l'ha messo in moto, cioè vittima alla fine del suo stesso edificio di potere che è costruito, perché in genere è fragile. Cesare no, Cesare non rimane mai vittima dei suoi giochi, ha una lucidità, una freddezza, una velocità di pensiero e una notevolissima intelligenza, per cui lui non rimane vittima di se stesso, almeno fin quando poi alla fine rimane vittima di tutto ciò che ha costruito. Ma Cesare non ha delle defiance, Cesare non scompare mai dalla scena politica, e questa è una capacità che aveva lui personalmente, insomma, che difficilmente, cioè tu puoi anche avere un carrierone politico velocissimo, ma in Italia abbiamo tantissimi esempi, non so, dall'uomo qualunque di Giannini arrivare fino ai giorni nostri a tantissimi altri, insomma, grandi e piccoli, di destra e di sinistra. Ma difficilmente qualcuno è rimasto per molti anni, per molto tempo. Sono diversi i tipi di politici che rimangono per molto tempo. Insomma, Andreotti è rimasto per 50 anni, per dire, perché aveva quel tipo, anche lui, quel tipo di lucidità, quel tipo di freddezza, quell'intelligenza, quella mente che calcola sempre anche in silenzio. Ma allora però stiamo parlando di un periodo in cui sta finendo la Repubblica Romana, 500 anni, e si è incominciato qualcosa di nuovo che non si sa che cos'è. La Repubblica ormai era arrivata a livelli di crisi, di corruzione enorme. Comunque ci sarebbe avuto qualcuno qualcosa per istradarlo su una strada diversa. Insomma, si prendevano le cariche politiche per strada, c'erano le bande di ottimati e di popolari che si scontravano e si ammazzavano per Cicerone, dice ormai è finito. Questa non è più Roma. E Cesare sfrutta ovviamente tutto questo e si presenta come colui che può cambiare le cose, che può diventare il padrone di Roma, ma non un padrone dispotico, secondo me, nelle sue volontà. Ma c'è un bel libro di Luciano Campoli, un grande storico, che si proprio di Cesare, che parla di dittatore democratico, cioè colui che vuole prendere il potere, però è troppo intelligente per dar vita
ha una repressione brutale, sa che non durerebbe molto, cioè ha provato Silla e è andato malissimo. Quindi aveva una strategia, però in quel caso subentra qualcos'altro, Silla congiura, ma soprattutto il fatto che gli anni passavano. E, insomma, di Cesare non si sa manco se è nato nel 100, nel 101 o nel 102 avanti Cristo, si sa che è morto nel 44, insomma era 56-57 anni, per i romani però non era un'età giovanissima, insomma, l'età media era molto più bassa. Si era molto parlato di questa storia di Cristo e epilettica, cose di cui io dubito, perché tutto quello che ha fatto, se avesse sofferto fortemente di epilessia, di mancamenti durante una battaglia, non so, aveva delle forti emicranie, però pare che vecchiaia fossero sfociate, però non poteva fare battaglie, campagne lunghissime, all'improvviso veniva a mancare al comando, cioè non era la cosa più indicata per vincere eserciti a volte 10 volte superiori in numero, che proprio esigevano la sua presenza personale. Però insomma la stanchezza era subentrata in qualche modo. Quindi questo pezzo che tu hai letto è molto giusto, l'hai individuato bene, perché sostanzialmente è lo stacco che c'era fra Cesare e tutti i politici di allora, i suoi avversari, ma anche con quelli di oggi. Era questa sua capacità comunque di mantenere un'autorevolezza sempre. Lui non era autorità, era autorevole. Poi era capace, cioè noi diciamo che almeno quello che dice Plutarco in Gallia, Cesare, dice Plutarco che aveva ucciso 1 milione di Celti, 1 milione aveva fatti prigionieri. Ora io non so quanti abitanti ci fossero allora nella Gallia, ma insomma. Non lo so, ma insomma un numero forse 3-4, non lo so, si è messo più, però insomma la campagna è bella duretta. Sì, perché c'erano alcune città, Cesare aveva poche legioni, insomma, e allora doveva fare in modo tale da offrire alle città dei Celti questa scelta, o di arrendi o di distruggo, in alcuni casi come ad Avarico e lui a scriverlo, di tutta la città sopravvissero qualche centinaio di persone, e lo scrive lui, non è che lo scrivo che è un ago, e insomma uccise decine di migliaia di persone perché quella città non si era resa. E i regionali erano arrabbiatissimi perché dice loro quando conquistavano la città poi la saccheggiavano, non volevano sapere ragione, che avevano combattuto talmente tanto per vincere la resistenza di Avarico che alla fine distruggono questa città. Insomma, una guerra bella dura. Poi delle descrizioni veramente è solo di Cesare. Molto cruente. È solo di Cesare, nel senso che lui le scrive quasi tutte, perché da lui dice, vabbè, normale, devo diventare un nemico, il problema qual è? Anzi, così faccio capire che sono bravo a vincere. Allora leggo, la guerra questo era, non era altro. Diciamo che da lettore, perché io poi porto sempre lo sguardo del lettore nelle presentazioni. Il filo conduttore è la definizione della storia come un'originale arte, perché effettivamente ognuno di noi poi si lascia andare a quello che è il suo background culturale e si lascia trasportare. Io mi sono completamente immedesimata in questo racconto di Aristocle e devo dire che non sono arrivata a capire effettivamente che cosa pensasse lui di Cesare. Penso che a un certo punto l'abbia totalmente identificato con Roma. Anche il fatto che lui decida volontariamente e se ne renda conto in vecchiaia di non volere andare a Roma, perché c'è una descrizione che mi piace molto, dice se io andassi a Roma, nonostante mi forzassi magari a cercare dei punti sporchi, corrotti, non curati della città, finirei comunque per esserne conquistato. Io credo che quando lui in quel momento descrive Roma, in realtà sta descrivendo Cesare. Lui cerca in tutti i modi di non essere soggiogato dalla figura di Cesare, perché Cesare effettivamente è una figura storica che io scopro in questo libro, forse unica nella storia dell'umanità, perché decide di diventare Cesare da bambino, no? Nei discorsi del suo amico si capisce che c'è una pianificazione. Questa che però è un'idea mia, ma l'ho trovata estremamente
convincente. No, hai ragione, quello che è certo è che Cesare e la sua famiglia di antichissima aristocrazia romana erano finiti a vivere nella Suburra, che era un quartiere insomma quasi malfamato, sì, di Roma. Quindi questa famiglia che lui era convinto che discendesse da dei e da re, da per via di padre e di madre, insomma, e poi dopo lui la riscatta, ma lui è convintissimo che questo sia un ruolo suo. Sì, 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 ma si sente nelle pagine del libro questo, questa tranquillità, questa sicurezza in se stesso nel fatto che lui è Cesare, cioè non ha nulla da dimostrare a nessuno, no. Lui deve portare Roma, quando dice anche ad Aristocle ad un certo punto... Roma, per quanto riguarda i palazzi, non sono quelli che sopravvivono, ma l'idea di Roma resisterà nei secoli. Quello l'ho scippato un po' a Borges, che dice che la storia di Roma è eterna perché non morirà mai, ogni tanto si troverà un'altra Roma. Ma in realtà è così, perché poi ci arriviamo con le riflessioni sulla natura umana, perché poi parlando della storia di Roma finiamo per fare delle riflessioni che esulano totalmente dalla storia di quel periodo e sono la storia dell'umanità, no? Perché... La storia dell'umanità c'è con due componenti, cioè chi veramente ha il potere e chi non ce l'ha, allora o lo subisce oppure si adegua oppure si trova un compromesso, insomma è una storia abbastanza antica, però diciamo in questo momento della storia di Roma viene proprio fotografata questa, e come dici giustamente tu, Aristocle questo lo dice, non lo ama, cioè non lo odia quanto forse vorrebbe, perché comunque Cesare è un uomo di potere, punto. Cioè Cicerone scrive una cosa molto bella che l'ho messa nel libro, cioè Cesare è un uomo colto, gentilissimo, affabile, molto ospitale, molto tranquillo, molto generoso nella vita normale, quando era quasi un radical chic romano, era certi aspetti insomma. Quando però doveva conseguire un obiettivo o politico o militare diventava spietato, è pure un altro discorso. Poi con il radical chic forse, non lo so. Quindi se doveva conseguire un obiettivo era determinato e non lo fermavi, e quello che costava costava, lo doveva raggiungere, punto. In realtà poi è una questione di morale, no? In qualche modo Cesare ci, in questo libro, la figura di Cesare ci aiuta a riflettere sul nuovo concetto di morale. Perché Aristocle, quando ci sono un paio di volte in cui ha l'onore di dialogare con Cesare, in qualche modo, due volte, sì, in qualche modo cerca di portare Cesare alla riflessione su quello che sia giusto e sbagliato anche da fare, no? Lo vorrebbe portarlo a riflettere sulle stragi. E Cesare ne parla in modo totalmente distaccato, dicendo che alla fine è una morale inutile quella di pensare alle morti, perché la natura umana è così, e poi la natura, passando il tempo, copre quelle che sono le miserie umane. Sì, no, cioè più che lui lo invita a riflettere sul proprio sulla questione degli schiavi, oltre che sulla morte delle persone. Certo, diciamo, era, non l'ho inventato io questo tipo di mondo qua. E poi comunque cosa dovrebbe fare Roma? Cioè restituire tutto a tutti i popoli e tornare a vivere nelle capanne sul Tevere, per essere giusto. Allora si ricorda di Carnea, del famoso Carnea, che venne a Roma e dirà appunto che giustizia e saggezza non vanno d'accordo, perché Roma veramente Carnea fece questo intervento a Roma e lo rispedirono tutti in Grecia. Sarebbe stato giusto ma non saggio, perché avrebbe perso tutto, e nessun popolo si spoglia di tutti i suoi averi. Quindi dice Cesare, non è un problema mio, è un problema che il mondo attualmente funziona così, e io non voglio stare, non voglio che Roma sia dalla parte dei perdenti, punto. E poi oltretutto c'è il concetto che poi verrà esteso da Augusto della Pax Romana, cioè Roma è vero che è conquista ma pacifica, non ci sono più mille tribù in lotta tra di loro, c'è solo Roma che... Certo, il problema sarebbe chiedere a questi signori se erano d'accordo a farsi pacificare così, ma questo è un problema che c'è anche oggi di fronte a cosiddette esportazioni della democrazia ad ogni costo, che ne so, insomma, bisognerebbe chiedere a un popolo realmente che una cosa vuole di fare. Forma di colonizzazione moderno, insomma, magari... Insomma, oggi le cose sono molto cambiate, ma allora il gioco era così.
o stavi fra i vincenti o stavi fra i perdenti. In realtà lui... il gioco non è cambiato proprio, cioè questo sono libro cambiate mi pare... sono cambiate le forme, ma io ripeto, volevo fare un libro sul potere, però un se libro attuale sotto questo punto sì, ma se lo avessi fatto sui tempi attuali sarebbe stato un po' più difficile quello svelamento di cui parlano molti filosofi, nel senso che tu riflettendo sul fatto ma allora era come oggi, cioè capisci che c'è un essere umano che da millenni fa i conti con queste cose, non è una cosa di oggi, del breve arco della mia vita, o di Tizio. È uno schema che si ripete nella storia con molte varianti, ma sostanzialmente quello, insomma, sì. Una superpotenza c'è sempre stato e sempre ci sarà. Sì. Quando Roma sconfigge Cartagine, allora si va, quando che ne so, gli Stati Uniti teoricamente hanno vinto la guerra fredda, si è dedicato ad altre cose, poi c'è la crisi, poi ci può essere l'arena. Beh, Vigo su questo ha scritto delle cose esemplari, no? Su qual possa essere il ciclo di una nazione che ha sempre visto una nazione, insomma. Sì. Insomma, non ho detto niente di nuovo, né sulla storia né sulla filosofia, problemi che l'ho raccontato. Personalmente lo trovo detto in un modo molto nuovo e dicevo prima a Francesca, mi piacerebbe che si studiasse la storia usando anche libri così. Questa è più una tradizione anglosassone, questa è una tradizione anglosassone, italiana un po' meno perché ci deve essere il manuale di storia, ci deve essere il manuale. Ma sarebbe anche più accattivante per uno studente perché riuscirebbe ad entrare nella personalità, no? Riuscirebbe a vedere più vicino a se stesso l'uomo, gli eventi, le relazioni e quindi non solo i fatti. Certo, perché certo. Sembra che i fatti poi facciano parte. No, ci sono delle dinamiche. In dimensione. Infatti, invece sì. Qui ci sono delle dinamiche relazionali importanti. Sì. E a proposito di questo discorso che facevi anche con Maria Rosaria, sul potere, sulle varie forme, anche come si ripeta, diciamo, un certo schema, no? Veniamo a un nucleo centrale del tuo romanzo, e cioè la schiavitù. Qua si apre un discorso secondo me enorme. Uno, perché la schiavitù anche al suo interno aveva delle differenze, no? E quindi non è che tu dici schiavo e schiavo uguale per tutti, e c'erano delle grosse differenze fra schiavo e schiavo. Sì. La schiavitù ha una sua evoluzione storica, sociale, e questo anche è importante. E poi all'interno, come dire, di questa grande cornice ci sono le singole vite. La singola vita di Aristocle, che tu racconti umanamente così bene, che veramente tocca l'animo, è particolare non solo perché è uno schiavo che si riscatta, ma perché quello che mi colpisce, per cui io adesso ti chiedo di parlarci di più di questo concetto della schiavitù, di come tu lo hai affrontato nel libro, ci si libera veramente dalla schiavitù, perché a me Aristotele a un certo punto ha fatto, non dico pena, ma cioè, veramente ha scaturito quella pietas umana, quella voglia di andare a dire ma guarda che la vita ora la puoi vivere, in un certo senso sei libero, ma io ho l'impressione che però ci sia un po' di amarezza in questo racconto dell'uomo schiavo libero ma che poi non è libero. Ma è giusto, è verissimo, se capitava di essere schiavo di città era un conto, probabilmente stare in una domus ti trattava anche bene. Se capitavi nelle campagne ti ammazzavi di lavoro, se capitavi nelle miniere ti spacciato. Quindi bisogna, lui lo dice, però bisogna essere fortunati anche a capitare schiavi. Ora però, quando lui aveva vissuto questo periodo fino a 20 anni nella schiavitù, beh, quelli sono incubi, sono maltrattamenti, sono cose difficili da scrollarsi di dosso. Io ho letto a volte le cose di persone che erano state in prigione per lunghissimo tempo, no? Poi dichiarano dopo 30-40 anni, paradossalmente, avevano un senso di panico a lasciare la prigione, sì. E quando la ripetevano provavano un senso di nostalgia. Ora questi per 30-40 anni non hanno fatto altro che dire ogni giorno quando finisce la mia pena, poi finita, insomma, alla fine scoprivano che gli si era appiccicato addosso. Del resto c'è quest'altro personaggio, Quinto, lo schiavo gallico, che dice si può essere schiavi di tante cose, uno può essere schiavo di un vizio, di una passione,
schiavo del gioco, che ne so. Cioè, il problema è che lui dice nessun uomo è veramente libero, si finisce per essere sempre schiavi di qualcosa o di qualcuno. Anche chi crede di essere libero, non so quanto sia grande la nostra libertà oggi in questo tipo di democrazia occidentale, non lo so se sono libero, oppure se sono libero nel senso che posso dire quello che voglio tanto nessuno mi ascolta, e poi c'è un algoritmo che sa io che consumo, sa che voto, sa che penso, perché lo determina tramite internet, insomma, no? E se io cerco scarpe da ginnastica sul mio computer, due giorni dopo trovo fisso le pubblicità, sì, di scarpe, cioè l'omino dentro al computer che mi ha sentito, l'ha detto a qualcuno, no, ci sono degli algoritmi, non so manco come andrebbe ridefinita questa questione. Vabbè, su questi sono intervenuti Bauman, grandi filosofi, grandi menti, però io l'ho reso, come scrittore a me non è il problema, non è spiegare, non è questione. Il problema è mostrare, magari far nascere le domande, che poi è il compito della filosofia, che risposte ne dà poche, ma l'importante è che tu abbia un senso critico e ti continui a porre delle domande. Quindi la schiavitù non è che, cioè del resto anche oggi, pure economicamente sono paesi del terzo mondo dove delle persone producono delle cose, magari per delle multinazionali, che ci va quasi schiavitù. I nuovi schiavi in realtà sono quelli dell'economia. Esatto, no? Della, quindi è una, ci si può affezionare a una vita del genere, beh a un certo punto può diventare un'affezione patologica per una dimensione minoritaria che però era la nostra esistenza, siamo uno schiavo per dire, ed è difficile scrollarsela da dosso, anche perché lui, non ci dimentichiamo, non aveva avuto un padre, non aveva avuto una madre, cioè non aveva avuto quei riferimenti affettivi che ti danno identità e ti riempiono l'esistenza, era come un sacco vuoto, solo che essendo molto intelligente riesce anche a farsi una cultura, riesce ad arrivare, ma insomma questi due personaggi alla fine si trovano nel turbinio di questa svolta storica, e sono questi pochi anni, cioè la campagna dei legami in sostanza dura, diciamo, sì, dal 58 al 50, in realtà al 52 che viene sconfitto per Cingetorix, poi comincia la lotta politica subito dopo, Alesi comincia la lotta politica, quindi sono una parentesi, una decina d'anni in tutto, da quando Cesare è nominato console fin quando non è. Sì, e il futuro di Roma si gioca là, è come se Cesare lo sapesse, ma anche Aristotele lo sa. E quindi alla fine pensa che la cosa più grande della sua vita sia stata quella comunque di aver testimoniato quello che questo uomo comunque grande, nel bene e nel male, aveva fatto nascere, aveva creato in qualche modo. Del resto, se se ne parla, se scrittori come Cesare sono interessati di Cesare, un motivo ci sarà. A me non interessava tanto Cesare, a me interessava Aristocle e Cesare, questo è il rapporto tra questi due. Lo sguardo anche che hanno, certo, l'uno sull'altro, che è interessante come relazione, perché non dimentichiamo che anche Cesare ha curiosità per Aristocle e ha una forma, potremmo dire, anche di stima, altrimenti non lo chiamerebbe al suo cospetto a parlare, sì, a tu per tu. A me quello ha colpito molto, quando lui lo interroga e insiste per chiedere cosa pensi. Il, no? Cesare che vedo io è un uomo di potere, gli uomini di potere sono molto soli. Soli, sì. Allora o hai una flotte, sì, di adulatori, o hai dei clienti, o hai qualcuno. Allora lui dice, questo da me non può volere nulla di particolare. È colto, e guardate che Cesare era molto colto. Questi romani di cui parliamo, Cesare, Pompeo, Cicero, loro parlavano in greco tra di loro, non parlavano in latino, perché tutti avevano studiato presso dei grandi maestri greci, no? Erano andati addirittura in alcune isole greche per istruirsi, quindi avevano una grande cultura, le cose le conoscevano, non è che non le conoscevano, però accettavano, avevano scelto di accettare una realtà che si chiamava Roma, che doveva vincere su tutto, compresa l'antica Grecia. Quindi erano uomini colti, anche, diciamo, non erano talmente supponenti da non avere nessun tipo di interesse per le mani. Ce l'avevano, però volevano, io immagino che Cesare ogni tanto volesse dialogare con qualcuno che non lo corteggiasse in qualche modo. Sì, che non lo adulasse, sì, a occhi per chiusi. Avere un qualche tipo di vantaggio. Lui vuole in qualche modo una visione più realistica di se stesso. Sì, poi si annoia, e sono i 5 minuti di democrazia, poi basta, insomma. Io sono Cesare, tu sei uno schiavo. Come tutti i potenti, schiavo, sì, a certo bravo. Ti liquida. Sì, 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 sì. Ti manda via. Ma quando uno conosce le persone, a me è capitato poco, un paio di volte, perché le persone teoricamente molto molto importanti, no?
ma tu vedi che sono molto molto invece alla mano, disponibili, però poi gli scatto un meccanismo, un cicalino, ti saluta e se ne vanno, però in 5 minuti ce li hanno, insomma. Eppure io non l'ho letta così, nel senso che quando Cesare chiama la prima volta Aristocle, innanzitutto Cesare ha la capacità di capire chi ha di fronte, appunto, se lo sta adulando oppure certo, no? Quindi questo lo capiscono subito. Sì, per cui è una persona che si è abituata anche al suo stato di solitudine, vuole capire come sempre lo stato della situazione. Io una cosa che mi ha colpito moltissimo della figura di Cesare in questo libro è qualcuno che ha un genere di sentimento che forse va al di là dell'umano, viene descritto veramente come una specie di automano, però qualcuno che riesce a controllare così bene le sue emozioni da sembrarne a volte quasi privo. E forse anche lui a un certo punto ne sente la mancanza, perché c'è un piccolo brano che anche io ho tra quelli che ho sottolineato, però mi ha colpito sul fatto che lo scopo alla fine ognuno di noi, no? Poi in qualche modo riflette anche su quale sia lo scopo della vita in generale, della propria vita, e c'è un punto in cui poi appunto quando parlano tra di loro e Cesare dice la sua, no? Dice: se invece nessuno ti compiangerà, nemmeno fra i parenti e gli amici, vorrà dire che hai avuto cura solo di te stesso, senza alcuna considerazione verso chi che sia. In questo caso la tua esistenza sarà valsa poco, anzi niente. E questo io lo riaggancio col fatto che secondo Aristocle Cesare riesce ad avere la meglio anche sulla morte con la salita poi al potere di Ottaviano. Sì, è una specie di testo, lui lascia nel testamento al suo pronipote dei soldi, ma anche un testamento anche politico, quello che non è riuscito a fare lui in vita, sì, lo riesce a fare. Diciamo che questa imperturbabilità di Cesare è quella dei grandi statisti in qualche modo, cioè non puoi lasciarti trascinare dai sentimenti nel gioco della politica, nei rapporti fra nazioni, nelle guerre, altrimenti non ti cimenti proprio il gioco. Quindi questa capacità, però, sì, ripeto, ho letto diverse fonti che nel privato Cesare fosse veramente un uomo molto affabile e gentile, insomma. Del resto, quando lui finisce, nel testamento lascia pure una somma cospicua di se stessi a ogni cittadino di Roma, dona i suoi giardini sul Tevere, che erano i più belli di Roma, al popolo di Roma. Quindi lui veramente, Roma non era solo uno strumento per avere il potere, lui era veramente convinto che forse è così, io non lo so, che era l'uomo più adatto per compiere il destino di Roma in quel momento. E visto che il destino di Roma è una cosa grossa, lui era disposto a tutto, perché questo prestigio, cioè in pratica i romani che cosa erano? Molto diverso da noi, secondo me, da noi italiani. Cioè ognuno faceva i propri affari, per carità, però hanno capito una cosa molto semplice, che io posso pensare agli affari miei, eccetera, eccetera, diventare ricco, quello che sia, però io devo pensare anche alla Repubblica di Roma, perché se la Repubblica salta, salto anche io. È una sorta di senso civico sviluppato intorno a questo semplicissimo teorema. Cioè io mi arricchisco se Roma si arricchisce. Io sono libero se Roma è libera, e quindi io devo occuparmi anche di Roma. E questo lo faceva un cittadino romano, lo faceva pure Cesare, però all'ennesima potenza. La differenza è questa, loro avevano capito che individualmente, l'individualismo esasperato non si salva nessuno. Sì, avevano capito anche un valore appunto della rete. Sembra una parola, cioè è una parola moderna, però. Sì, una comunità, loro erano una comunità, sì. Però molto attento, ognuno cercava di guadagnare di più, ognuno faceva la. Ok, però capivano benissimo che non potevano fare solo questo, altrimenti prima o poi sarebbero spariti, invece torturati dal 753 avanti Cristo al 476. Possiamo dire che avevano anche una grande capacità organizzativa. Di tutto, erano molto capaci di che tutto. Che forse da noi, diciamo, è andata scemando poi negli anni, l'abbiamo scoperta. C'è rimasta la burocrazia vuota. Beh, insomma, ma non oggi è tutto molto più complesso, comunque molto simile pure a quello che c'era. Forse, insomma, le cose durano un po' meno, se è ancora là.
il mio cellulare ne ho cambiati già 20 fino a quando li ho comprati, quindi. Ma non perché volessi cambiarli. No, perché comunque sono programmati per finire. Sì, il vento del nord. Allora. Sì, io allora volevo tornare un attimo solo ad Aristocle Uomo, riguardo a quella cosa che abbiamo detto della schiavitù e della libertà, che secondo me è un discorso un po' che corre lungo tutta la storia, perché Aristocle resta poi una persona sensibile verso gli altri schiavi, ma non è più né schiavo e né completamente libero, e questa per lui è una condizione sofferta, perché lui non riesce, lui vorrebbe certe volte entrare in empatia con quelli che sono schiavi, ma chiaramente loro poi lo guardano in un altro modo, per cui lui resta un po' in un limbo. A me dà l'idea, ecco, di un uomo che poi resta nel limbo, ma la cultura certamente per lui è una grande risorsa, e così come lo è per Cesare. Quindi io penso che, al di là di tutto, nella sua storia ci sia un grosso valore anche alla cultura, e questo mi fa molto piacere. Volevo leggere un pezzettino dove si intuisce un po' l'animo di Aristocle, così ancora pieno di ombre. Tu hai detto non aveva una famiglia, la sua unica famiglia era questo suo padrone, con cui lui insomma ha passato un periodo, da cui ha anche imparato, anche appreso. Però i suoi ricordi, ecco, sono fatti di poche cose, anche se lui quando entra in una casa immediatamente ha il ricordo della casa, del padrone, dove stava, quindi si porta nel cuore la memoria di quei pochi momenti in cui forse si è sentito come in una famiglia. Chissà in quale angolo del cuore vanno a nascondersi i ricordi più amari, una regione segreta ma non sicura. Se il solo vedere qualcosa di simile a ciò che un tempo ci ha feriti risveglia identiche sensazioni anche a distanza di anni. Proseguì con il respiro spezzato. Per riordinarlo, come sempre, ripensai al mio maestro, rovistando nella memoria fin quando non lo rividi seduto sul suo sgabello, poco prima che partisse. È bella questa cosa, perché è bella anche per i maestri. Sì, Chi sono i maestri? Beh, c'erano stati dalla Grecia in cosa, ma è vero quello che dice, nel senso che lui non appartiene né al mondo di Cesare né più al mondo degli schiavi, è rimasto un po' in una terra di mezzo, no? In cui praticamente non riesce più a collocarsi bene. Crede di poter intavolare un discorso con quelli che ormai sono troppo distanti. Lui ormai è un uomo libero ed è amico dei padroni, e quindi automaticamente è un padrone anche lui. Gli schiavi non lo ascoltano. Sì, è stato fortunato, poi non voglio anticipare troppo le cose dei libri, è riuscire a farsi questa grande cultura, insomma. Però io direi questo, pure per non approfittare della pazienza dei nostri sì, ospiti. Forse c'è qualche domanda. Sì, appunto, per questo. Io innanzitutto ringrazio molto la libreria, e voi due siete veramente delle lettrici molto molto attente, insomma, visto che a volte capita che i presentatori dei libri vengono e ti accorgi che non hanno letto il libro, che è un po' imbarazzante, ma non è questo il caso, insomma. Grazie. So che qualcuno dice anche, dimmi 5 minuti di che parla il tuo libro. Appunto. E ringrazio voi, siete stati storici con questo maledetto caldo africano, come direbbe Totò, a venire qui. Io devo rientrare a Roma, che ormai vivo là, e quindi però è stata un'ottima occasione per vedere dei carissimi amici. E qui devo ringraziare tutto. Se c'è qualche domanda rispondo volentieri, senza rubare troppo tempo a voi. Sì, se c'è qualche curiosità, qualche domanda, approfittate, perché abbiamo l'autore qua e non capita spesso. Immagino che non l'avete letto, però ok, c'è. Io non ho una domanda, solo mi volevo complimentare in particolare, non ho ancora letto il libro, ma sicuramente... Per questo si vuole complimentare, però non l'ho letto ancora, no, quando lo leggerà non lo farà più. Comunque, vabbè. No, per il titolo del libro, il nome dell'autore, che sono Rilievo.
mi sa tanto di profumo di antico, di incisione, di lapide, è fatto apposta. E questo è l'ufficio grafico che l'ha fatto, non io, perché a Mondadori c'è un ufficio grafico. Allora appunto proprio questo. Credo che l'abbiano fatto apposta, come dice lei. Credo proprio di sì. Lapide, parlando di uno scrivano, di un'incisione. Credo proprio di sì. In realtà troverà ad un certo punto una descrizione di Cesare. Che riprende sono tre mondi diversi, l'idea c'è nel libro, poi l'ufficio grafico di questa casa sono stati molto attenti, sono molto abili, pure loro evidentemente si leggono i libri e sì, e hanno voluto che secondo me è venuta bene come copertina, insomma. Grazie per la mano. C'è qualche altra curiosità, domanda? No? Prego. Romana, quella liquida, cioè la società liquida contemporanea, c'è una differenza o invece no? E questa è una domanda sociologica. C'è una grande differenza. Bavo nella modernità liquida scrive proprio che ormai il rapporto fra la società e la politica e fa una metafora insomma molto, molto efficace. E se dice come se il campeggio dei gamberi, che in America ne sono tantissimi, no? Allora, se l'utente va alla corrente elettrica, all'acqua, una bella piazzola, va benissimo. Non mi interessa chi gestisce il campeggio, se è uno di destra, di sinistra, se è un baranoi. Perché mi dia i servizi efficaci, il resto non mi interessa più. Questo allora marca una distanza enorme, non solo rispetto alla società di Cesare, ma rispetto alla società così com'era fino a 30-20 anni fa. Cioè, il dato che è cambiato è questo. Se mi dai un buon servizio, se mi offri un servizio efficace, non me ne frega di te. Non mi interessa più. E allora questa è una cosa però che lascia pensare, che ti posso dare anche dei servizi straordinari, però c'ho i baffetti così e combino dei disastri, insomma. Appunto. E Bauman dice che la società liquida funziona così, la modernità liquida, per cui il concetto di politica è cambiato, cioè dipende dal servizio che mi offri, non dipende dall'ideologia, dalla democrazia che c'è. C'è questo rischio perlomeno, dice Paolo. Grazie per la domanda. Che io ci riprovo sempre qualcosa. Lo posso leggere queste due righe? Un rigo sì e un rigo no. E chiudiamo, vai. Alla fine se sei schiavo vali quanto costi al mercato. Se sei un libero cittadino vali quanto possiedi. Questa sarebbe l'unica differenza fra schiavi e liberi romani. Vedi dunque, Celso Cesare, quanto io fossi in errore. Ma questa è la convinzione di Aristico, sappiamo tutti che fortunatamente oggi parliamo tutti non per ciò che abbiamo ma per ciò che siamo sia interiormente che come anime belle. Dove lo trasmettono questo film? Che lo vado a vedere. Quando lo saprò lo comunicherò, sì, è ancora così per molto tempo. Prego. C'è da aggiungere sulla questione dei servizi offerti che io non ci credo che è indifferente essere di destra o di sinistra. No, ma semplicemente per il fatto che certi servizi, se vengono offerti al cittadino, è un caso. Se si devono pagare, è solo per poco. Dipende da se il cittadino ha ancora la lucidità di fare queste distinzioni. È il governo. Lo so, capito, sì. Col Covid abbiamo capito che questa distinzione non la sappiamo fare più. Speriamo che comunque, vabbè, grazie, non abusiamo della pazienza dei nostri ascoltatori. Diciamo che la cosa forse più rischiosa oggi è proprio la perdita di consapevolezza di essere un cittadino e con di dei diritti, una persona. E forse dobbiamo concentrarci su quello e poi chiaramente possiamo guardare anche al valore dei questo servizi, è l'ufficio. Al valore anche poi della comunità che, come tu dicevi all'inizio, non sarebbe male riprendere un po' a modello rispetto invece alla società che ci ha offerto e tolto. Io vi ringrazio moltissimo. Allora, grazie a Maria Rosaria Lanza che ha presentato con me, grazie a Sergio De Santis, lo scrivano di Cesare per Mondadori Editore, grazie a tutti voi, il libro lo trovate dentro, è veramente una lettura bellissima. Il tempo al volo per qualche replica e vi ringraziamo. Io ringrazio voi, siete state bravissime, grazie, mi avete posto delle domande, sono bellissimo, grazie molto. Non era tanto bene, grazie. Il prossimo libro vedrai di nuovo. Sicuramente, senza lo spiro, sicuramente.